Nome: Federica. Andrea. Cognome: Visce. Basilio. Età: 26. 29. 26 anni. Situazione sentimentale: impegnata. Dipende. Dipende. Convivente. Con chi? Andrea. Federica. Quando è che vi siete conosciuti? Il 20 e qualcosa agosto del 2004. Qua andiamo già sul difficile. Aspetta, gli dico 5 anni fa. Beh, ci ha messo un po', però si è ricordato. Cos'hai pensato quando hai visto Fede? Ah, cioè Andre. Che figo. Ma sei sicura? Se riesco a rimorchiarla faccio un terno all'otto. Racconta e mima il primo bacio. Allora, eravamo sotto le coperte a guardare le stelle e, e io mi sono avvicinata così e le ho dato un bacio. Mima, come si fa a raccontare il mima? Ah, avanti! Allora, ok. È il periodo della certosi di Chiusapesio. Alla sera si andava a guardare le stelle. A me piaceva guardare le stelle, ma piaceva anche la compagnia. E Federica faceva finta di conoscere le stelle. Cioè, faceva finta di conoscere l'orso maggiore. Ma vuoi proprio cominciare da quando sei nato? E poi tutte le sere, per star più comodo, dovevo mettere sta benedetta mano sotto la sua testa, che però dopo un po' formicolava perché non passava più il sangue. Poi una sera l'ha messa lei, una mano ha sfiorata l'altra così, e mi è venuto il dubbio, ho detto, non è che questa qua lo fa come sorella e fratello e interpreto male le cose. Dubbio, ma quale dubbio? E baciala! Poi però non mi ricordo più chi dei due si è buttato, la cosa è andata a buon fine, quindi c'è stato il primo bacio. Primo. È sempre uguale. Primo. No. No. Cosa è successo il 4 agosto del 2008? È nato Matteo. 4 agosto 2008? È nato Matteo. È nato Matteo, ci sono. E ci devi pensare. Ma ti ricordi quando l'avete concepito? Sì, il 4 novembre del 2007. Il giorno esatto non lo ricordo. Nel periodo che c'era Biagio, quando è andato via Biagio più o meno. Come hai dato l'annuncio dell'arrivo della cicogna? A chi? Ad Andre. Eravamo seduti in macchina e gli ho detto: Andre, aspettiamo un bambino. Che senso? Che senso? Sveglia! Molto spartanamente in macchina al freddo al gelo. Come ha reagito Andrea all'annuncio? Faccio il mini. No! Ma qual è stato il tuo primo pensiero quando hai visto Matteo per la prima volta? Che piccolo! Oh. Ma non avevi detto... Che brutto! È una cosa che durerà tutta la vita. Primo pensiero. Quindi ci sarà una persona in più in casa. Mamma, un bacio Matteo. Ciao Matteo. Mua. Cosa farai il 3 ottobre? Ah, mi sposo. Dovrei sposarmi teoricamente. Perché avete deciso di sposarvi? Oh, difficile domanda. Perché per coronare il sogno della famiglia. Perché io teoricamente volevo sposarmi già prima di andare a convivere. Poi però ci sono state delle cose che hanno fatto sì che dovessi andare prima a convivere che sposarmi. Chi ha preso l'iniziativa? A sposarci? Io. Di sposarci? Di sposarci Federica, vabbè, era sempre stata convinta. Io ho dovuto aspettare un pochettino. Cosa farete la prima notte di nozze? Sesso. Si consuma il matrimonio, si spera. Si spera. Andre ti fa arrabbiare quando? Allora, mi fa arrabbiare quando? Non pulisce in casa, non mi aiuta con Matteo e torna troppo tardi la sera. Ogni giorno praticamente. ci vuol poco. L'insulto che gli rivolgi più frequentemente? Sei uno stronzo. Va a cagare. Lanciagli un urlo. Sei uno stronzo. Ma va, Fede!
Come fa Andrea a farsi perdonare? Mi dai baci e poi vuoi fare sesso. Ah, viene da me e mi sbaciucchia. E mi tocca sempre. Vabbè, non mi tocca in quel senso. Mi tocca, mi carezza, mi... È appiccicosa. Mandagli un bacio. Cantagli una canzone. Ti amo, ti amo, ti amo. Ti sposerò perché hai del carattere. E poi no, non me la ricordo più. Però è quella. Un messaggio per gli invitati al matrimonio. Venite che vi divertirete un casino. Venite, spero che vi divertiate e voglio che cantiate le canzoni che ci sono sul libretto. Un applauso agli sposi!